Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di un profumo di Tom Ford che sicuramente tutti voi conoscerete o comunque ne avrete già sentito parlare. Stiamo parlando di Black Orchid, il mitico Black Orchid di Tom Ford, un profumo davvero camaleontico che ovviamente chi conosce adora e al contrario ci sono un sacco di persone che non riescono a portarlo. È un profumo come tutti i Tom Ford, veramente elegante e soprattutto molto complesso. Ha una piramide olfattiva che dalla prima nota all'ultima nota viene davvero enfatizzata l'originalità dello stilista che lo ha composto, ovviamente Tom Ford. E ovviamente è unisex come tantissimi profumi di questa linea. Nasce nel 2006 questo gioiellino ed è praticamente sul mercato da così tanti anni che non è mai passato di moda. È usato tantissimo dagli uomini e sugli uomini è un profumo sexy da morire. E al contrario ci sono state tantissime donne che l'hanno adorato proprio per questo suo essere dolce, pungente, ma nello stesso tempo davvero seduttivo. Fa parte del gruppo Orientale Floreale ed è così particolare, ragazzi, che all'interno la sua piramide ha tantissimi ingredienti. È veramente fenomenale. È un profumo che io ho portato spesso, che adesso porta anche il mio fidanzato, ce lo scambiamo, anche perché il 100 ml è infinito e poi ne bastano davvero pochi spruzzi. Partiamo con le note perché sono davvero interessantissime. Quelle di testa si aprono con la nota del tartufo, ragazzi, quindi molto terroso come odore e molto dark, sa proprio di terra. Terra pura. Poi abbiamo la gardenia, il ribes nero, l'ylang ylang, il gelsomino, il bergamotto, il mandarino e il limone di Amalfi. Quindi qui abbiamo una sferzata in apertura, si sente tantissimo il tartufo, soprattutto per chi ha naso del tartufo. Io ad esempio non sono un amante dell'odore del tartufo, invece in questo mix di note è fenomenale. Per poi passare a tutti i fiori molto delicati come il gelsomino e l'ylang ylang. E sento però molto poco gli agrumi, anche se in piramide ci sono molto netti, sento più una sferzata di tartufo e gardenia. Come note di cuore invece abbiamo orchidea nera, spezie, frutti, ylang ylang di nuovo e fiore di loto. Si sente tantissimo che è un profumo comunque orientale speziato, quindi badate se non vi piacciono questi sentori di spezie, diciamo che nella piramide è quasi predominante l'aspetto speziato, abbinato a questa orchidea nera molto profonda, molto penetrante, pungentissima, pungentissima, per poi passare alle note di fondo che si aprono con un meraviglioso cioccolato messicano, patchouli, vaniglia, muschio, sandalo, incenso, vetiver e ambra. Come note di fondo nel dry down, io sento tantissimo il sandalo, quindi è un profumo molto freddo, ma nello stesso tempo molto caldo. E quando l'ho portato, tutti mi chiedevano che profumo avesse, anche perché non era ancora molto conosciuto. Al giorno d'oggi faccio un po' fatica a portarlo perché sento molto l'evoluzione del tartufo durante il percorso olfattivo di Black Orchid e sento di meno purtroppo il cioccolato messicano. Ed è un profumo così sensuale che veramente ammaglia sia uomini che donne. La sua durata è meravigliosa, ovviamente do un 9 su 10. E sui vestiti rimane dei giorni, anche se li lavate, c'è sempre quel sentore di Black Orchid che rimane attaccato, incollato proprio ai vestiti. Come sillage, cioè, voi lo spruzzate, riempite un'intera stanza, quindi il mio voto è un 10 su 10, ma anche a rispetto del tempo, quindi anche nell'evoluzione non è che viene a perdersi un pochettino il suo odore, il suo aroma, anzi, rimane ben forte. A volte ho trovato che questo profumo fosse troppo forte, sicuramente è un profumo invernale che io non metterei mai nella primavera e non metterei mai in estate perché è molto molto pesante, quindi dà fin fastidio, è soffocante, opprimente a volte, invece con l'aria fredda dell'inverno o anche dell'autunno viene un pochettino in armonia con la stagione.
quei profumi che rimangono avvolgenti, rimangono speziati, caldissimi, nonostante ci siano delle note che sono molto floreali e fredde. Di un'eleganza indicibile, veramente uno spettacolo di profumo, sicuramente il best-seller di Tom Ford e davvero davvero meraviglioso. Merita, se siete degli amanti di profumi molto complessi, con una piramide olfattiva molto complessa e non avete paura di portare dei profumi importanti come Black Orchid. Quindi ragazzi, anche per oggi il video è terminato. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Let's talk about!